non sono esperto di business plan io, quindi business plan preso molto alla larga, nel senso, qual è il piano strategico per chi non si vende d'amblé alla tecnologia, che CMS, che software, che tipo di server uso, o alla grafica, oh che design, ma no, facciamolo così, no, ma che logo c'è? Ma è interessato a costruire qualcosa di solido? Pensando prima alla strategia e dopo pensando a che motore utilizzare o a che vestito mettersi. Premesso questo, i passi essenziali sono questi. Il passo numero uno è individuare la PAI. PAI, chi è sta PAI? Problema, interesse, esigenza. Cioè la prima cosa nello sviluppare un piano per un progetto online è di individuare qual è il problema che vai a risolvere. Ma per individuare in maniera precisa la PAI ho bisogno di un altro elemento, perché non è che basta dire ah, insegno a ballare, o piuttosto aiuto a fare il marketing online. Ma a chi ti rivolgi? Qual è la tua tribù? Esattamente, questi due fattori vanno insieme, sono marito e moglie, non c'è PAI senza tribù, non c'è tribù senza PAI. Quindi la tribù è il definire esattamente a che gruppo di persone ti rivolgi, cioè c'è un problema, ma a chi lo risolvi, a quale gruppo di persone, perché questo problema ce l'hanno in tanti gruppi. Qual è il gruppo al quale tu ti rivolgi? Step numero 3. Analisi scientifica. Verifichiamo, mettiamoci in discussione. Vediamo un po', c'è domanda per questo problema che io penso di poter risolvere a queste persone qua? Andiamo a verificare. Quindi step numero 3, analisi della domanda e analisi della concorrenza. Eh sì, perché non solo mi devo mettere in discussione e verificare se c'è effettivamente domanda là fuori, cioè ci sono persone che ogni mese cercano di risolvere questo problema, fanno domande a Google per cercare di soddisfare questo interesse, oppure è tutto soltanto nella mia testa? E poi, numero due, ma quanta concorrenza c'è? Cioè, mettiamo che questo problema c'è veramente là fuori e decine o centinaia di persone ogni mese cercano una soluzione su internet. Ma quanti concorrenti già c'è? Stanno là fuori che soddisfano quel problema lì. E questo lo devo tenere ben presente, perché se sono un botto, tanto vale che io mi sposto un pochino dove sono di meno, giusto? Dice, ma come la faccio io, bello Robin, tutti questi calcoli qua dell'analisi della domanda della concorrenza, ma che tool devo utilizzare? Semplicissimo, c'è un tool tutto made in Italy, non mi pagano, lo dico perché è vero, funziona, sta lì, c'è anche una versione gratuita, quindi provalo, verifica. Si chiama SEO Zoom, SEO Zoom. Vai lì dentro, c'è un settore, mi sembra che si chiama Keyword Infinity, e lì puoi trovare per qualsiasi settore di mercato sia quali sono le frasi che le persone utilizzano per soddisfare un loro interesse, problema o esigenza, sia quant'è il livello di concorrenza che ci sta per ciascuna di queste esigenze, problemi e interessi. Svolta l'analisi della domanda e della concorrenza, posso avere idee più chiare su dove voglio direzionarmi, qual è la mia nicchia precisa, so bene a chi mi rivolgo e a questo punto quindi posso fare che cosa? Un bel piano dei contenuti. Ma che è il piano dei contenuti? Un piano che prevede quale tipologie di contenuti di valore andrò a creare nelle prossime settimane e mesi per poter dare dimostrazione che sono competente, che sono credibile e che sono anche generoso nel condividere ciccia, sostanza, per dimostrarti che se cerchi uno che risolve quel problema, che soddisfa quell'interesse, puoi venire da me, perché se gratis ti do tanto, pensa se paghi quanto ti posso dare. Quindi preparo un piano dei contenuti dove elenco 1, 2, 3, 4, 5, 10 cose sostanziose, possono essere delle guide, una serie di video, dei tutorial, un catalogo, una directory, una serie di liste, delle interviste. Puoi decidere tu che cos'è. L'importante è che sia pesante di valore quello che c'è dentro. A
questo punto, step numero 5, sono pronto per andarmi a creare la mia prima paginetta web. Cioè, mentre preparo i contenuti, posso iniziare a mettere fuori là una paginetta semplice, una paginetta, non un sito, una paginetta, una mini landing, una paginetta dove sopra ci sono tutte le informazioni di base su di me, su quello che sto preparando, su quali sono le mie competenze, cosa offro, se già offro qualcosa, dove raggiungermi, e una dimostrazione concreta della mia competenza, quindi un ebook, di nuovo una guida, una serie di interviste, un mio video, qualcosa che la gente dica ah, interessante, e voglia quindi poterti lasciare il nome di email, vuoi per riceverlo, vuoi per ricevere ulteriori aggiornamenti di questi contenuti, vuoi per essere avvisato quando il tuo sito ufficiale andrà in onda. Dice, ma con che lo faccio? Una paginetta, una landing così? Ma io non so capace, non so manco usare WordPress. Non c'è bisogno di usare WordPress, puoi usare benissimo OnTrapages. Non mi pagano, non c'ho commissioni, te lo dico perché l'ho usato e funziona, con il quale a costo zero o al massimo a $15 al mese puoi creare un sito di una paginetta semplicissimo che ti risolve il problema. Ci sono decine di altri servizi probabilmente migliori che io non conosco, ma questo è sicuramente uno che io ho provato ed è affidabile. Step numero 6, siamo pronti per cominciare a divertirci un po', a farci sentire, a farci conoscere, a presentarci con i nostri potenziali futuri clienti. Come? Andiamo sui social e apriamo la nostra newsletter. Ricapitoliamo un attimo. Mentre sto preparando i contenuti giorno dopo giorno, dietro le quinte, che ho stabilito nel piano dei contenuti, ho pubblicato una mini paginetta che mi presenta e inizio a farmi conoscere aprendo idealmente una pagina Facebook o su un altro social che per qualche motivo ritieni giustamente più opportuno, e comincio a farmi conoscere. Facebook va particolarmente bene, la pagina Facebook, perché lì, mettendo un piccolo budget tutti i giorni, parliamo di spendere fra i 150 e i 300 euro al mese, posso realmente far crescere rapidamente una comunità di persone interessate al mio tema, al mio argomento specifico, non semplicemente perché pago, devo pagare e contribuire dei contenuti, delle risorse, dei consigli che attirino le persone, che le coinvolgano e che gli diano la voglia di darmi un mi piace e di continuare a seguirmi. Sul fronte della newsletter invece il mio obiettivo è quello di mantenere il contatto, siccome con Facebook non sono certo di poter sempre raggiungere le persone che hanno manifestato interesse in quello che faccio, se di tanto in tanto le porto o via Facebook o mandandole sul mio sito di una paginetta soltanto in un posto dove possono lasciare il nome e l'email per rimanere aggiornati con ciò che faccio, sarebbe fantastico, perché così non perderò mai il loro contatto. Anche Facebook dovesse un giorno penalizzarmi, escludermi, decidere di chiudere, io ho i contatti delle persone che sono interessate a ciò che ho da offrire. Quindi la newsletter, dopo un po' che ho attivato la pagina Facebook, diventa il secondo veicolo con il quale coltivare una conversazione continua con tutti i miei potenziali fan. Solo a questo punto arriva il momento dello step 7, lancio il sito web, cioè quello che la maggior parte delle persone fanno per prima cosa, io lo faccio per ultimo. Penso prima alla strategia, a organizzare, a pianificare, a decidere la direzione, a vedere di poter andare da una parte dove non troverò sorprese, troverò domanda e non ho troppi concorrenti con cui sgomitare. Preparo i contenuti, faccio crescere interesse intorno a me, creo contatti e relazioni e soltanto alla fine lancio il mio sito web, quando ho contenuti di valore pesante da poter condividere e quando ho una comunità di fan già attiva attraverso i social media, pronta a venire a scoprire quanto di più o di più interessante offro sul mio sito web. Thank you.